siamo qui per un nuovo video. Tra poco è San Valentino e dobbiamo cominciare a pensare cosa fare. Allora, insieme a un bel regalo, perché non metterci un bel biglietto d'auguri? Io ho pensato di creare un biglietto così. Questo è un biglietto che viene fatto con alcune parti da riciclo e alcune parti, insomma, create da noi. All'interno è in questo modo. Se il video vi interessa, mi raccomando, rimanete fino in ultimo, così che potete vedere tutti i passaggi. E adesso vediamo il materiale per creare questo bellissimo biglietto d'auguri. Il materiale che ci occorre per questo progetto è il seguente: un cartoncino bianco. Questo cartoncino misura 24x15. Poi abbiamo altri cartoncini che io ho tagliato, uno con questa misura che è esattamente 12x10 e quest'altro che è la stessa lunghezza del cartoncino bianco, 24. Poi ci occorrono alcuni di questi glitter, oppure io ho scelto i cupido, oppure con la scan ho tagliato tanti cuoricini. Ma se non avete la scan e eventualmente non trovate già questi pronti, potete anche realizzarli utilizzando una di queste. Poi ci occorrono alcuni, io di solito mi conservo questi involucri. Questi sono degli involucri, tipo questa qui erano dei washi, dentro c'era un washi e io me lo sono conservato. Perché? Perché molte volte possono essere utili. Per esempio, oggi vi farò vedere con questo rettangolo cosa andiamo a realizzare. Colla stick. Poi qui ho anche delle stelline, nastro biadesivo di due misure, questo è più sottile per metterlo qui intorno alla nostra scatolina e questo invece poi per il resto del lavoro vi farò vedere, se volete eventualmente anche una foto, e forbici. Questo è tutto il materiale che occorre, quindi abbiamo sia materiale da riciclo, perché anche questi magari possono essere presi da dei lavori precedenti. Io per esempio a quei cuori che ho tagliato qui li ho messi qui nella scatolina che li andrò a riutilizzare. Oppure quindi da riciclo anche come ecco queste piccole scatoline che sono quelle che avvolgono a volte gli oggetti che noi acquistiamo. Oppure piccoli ritagli di carta che abbiamo utilizzato in precedenza per altri lavori. E adesso, come dico sempre, bando alle ciance, all'opera! Dopo aver tagliato il nostro cartoncino della misura che desideriamo, quindi la grandezza del biglietto d'auguri che vogliamo realizzare, io ho, utilizzando sempre la scan, fatto questa scritta. Ma adesso su questo lato andrò a prendere le misure per applicare questo. Vediamo come fare. Stabiliamo un'altezza. Nel mio caso io decido 2 cm, quindi mi andrò a prendere 2 cm su un lato e 2 cm sull'altro lato. Tiro una linea poi appoggio la mia scatolina capovolta cercando di vedere bene il centro, quindi aiutandoci con un righello vediamo un po'. Allora, se io la metto qui ho 2 cm e di qua
un po' meno, li spostiamola. Ok, quindi un centimetro 0,9, un centimetro 0,9 nel mio caso. E adesso piano piano con la riga, una volta quindi che l'ho centrata e l'ho appoggiata su questa retta che ci siamo creati, mi vado a disegnare il contorno in questo modo. Quindi io so che questo è il rettangolo che io dovrò andare a tagliare. Con una forbice o, se preferite, un taglierino, vedete voi tra le due quello che preferite, andate e piano piano tagliate. Quindi una volta che abbiamo tagliato il contorno possiamo mettere la nostra scatolina di plastica. Ora andiamo a fissare la scatolina mettendo del nastro biadesivo qui tutto intorno. Una volta messo il nastro non ci resta altro quindi che posizionare la nostra scatola qui e premere bene in modo che aderisce sul cartoncino. Dopo questa operazione quello che andiamo a fare è quindi mettere qui dentro tutte quelle cosine che abbiamo scelto, che possono essere gli angiolini, possono essere delle microsfere così, oppure delle stelline o i cuoricini. Quindi adesso andrò a mettere un pochino di tutto. Poi ovviamente questo è un qualcosa di facoltativo. Adesso prendiamo il cartoncino che abbiamo pensato di utilizzare come copertura e che andrà posizionato qui. Mettiamo del nastro biadesivo e lo mettiamo bene proprio sul bordo, perché non dobbiamo evitare che appunto possano uscire le nostre decorazioni. Ora io qui, per non lasciare questo vuoto, andrò ad applicare una foto. Questo ovviamente è anche un qualcosa a vostra scelta. Mentre qui sotto vado ad incollare una strisciolina così che ho creato sempre utilizzando Canvas. Siccome qui non mi piace come rimane, ho deciso di prendere e creare una piccola cornicetta rossa, così come per poter dare un continuità con quello che abbiamo all'interno. Ed ecco qua, questo è il nostro lavoro terminato. Vi piace? Spero che vi piace. Dentro si presenta così, quindi come avete visto bastano pochissimi passaggi pure per creare un bellissimo biglietto d'auguri, e anche utilizzando alcune cose di riciclo. Se il video vi è piaciuto condividetelo e fatemelo sapere mettendomi un like. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, a presto.